Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Questa è una parte extra, diciamo, dopo aver completato la regione di Kanto e Orange Island, in cui andremo a provare a catturare Ho-Oh. Esatto, il Pokémon leggendario Ho-Oh, che vi mostrerò come poter ottenere. Nel frattempo, come prima cosa, dovete essenzialmente dirigervi al percorso 1, perché un segreto che c'è in questa ROM è che Ho-Oh ha l'1% di probabilità di spawnare qui, perché se vi ricordate, Ash, appena iniziato il suo viaggio, vide un Ho-Oh passare proprio sopra la sua testa, e come easter egg, i ragazzi che hanno creato quest'Acrom, questo gioco non è un Acrom, hanno pensato bene di inserire questa cosa anche qui dentro. Ora, qual è il modo più veloce per trovare Ho-Oh? Sicuramente non quello di cercare nell'erba alta a caso, ma usare un bel repellente. Allora, avendo davanti un Pokémon che sia di livello inferiore al 50, perché Ho-Oh è al 50. Quindi, via di repellente, va il primo, e si inizia a cercare. Vediamo se esce, e cosa esce soprattutto. Vabbè, tecnicamente uno Ho-Oh, perché qui non c'è nient'altro che possa superare il livello 49, che è quello del mio Lapras, che è davanti alla mia squadra. Ok. Il repellente è andato via, sì, io però volevo metterne un altro, grazie. E infatti è uscito subito un Rattata pronto ad accaparrarsi questi punti esperienza, ma che non prende. Ma volevo anche andare a prendere qui. Questa parte era bloccata dal solito bug che mi ha fatto tornare indietro alla 3.0, alla versione 3.0, perché qui c'è una caramella rara che non avevo potuto prendere all'inizio del gioco. Detto ciò, super repellente. E si parte. La mia strategia con Ho-Oh è quella di innanzitutto salvare qui per non sprecare troppe Ultra Ball. Poi, nel caso in cui appunto trovassi un Ho-Oh, gli tirassi tipo 30 Ultra Ball, che sono una marea di soldi, e non venisse catturato, a quel punto resetterei il salvataggio e lo andrei a cercare di nuovo. Appunto, la mia strategia è quella di poi paralizzarlo con Pikachu, che usa Nuzzle, e tirargli Ball a volontà, mentre i miei Pokémon sopravvivono ai suoi attacchi, perché tanto ha ripresa, quindi non posso tirarlo giù troppo spesso, e questo dovrebbe essere un Ho-Oh. Lapras, che lui ha Pressure, non è che la usa, e andiamo con Pikachu. Non dovrebbe uccidercelo in un colpo, in teoria, anche se usa Extra Sensory. Vediamo, eh. Ok, no, resiste. Ed ora Nuzzle, per paralizzarlo. Esatto. E me lo puoi anche uccidere ora, non è un problema. Usare un altro Pokémon, ovviamente sì. E mandiamo qualcuno che possa resistere al suo Extra Sensory, ovvero Snorlax. Qui sarebbe stato lineare equipaggiarlo anche con avanzi, così da continuare a recuperarsi vita nei turni. E iniziamo a spammare Ultra Ball. Tanto indebolirlo ulteriormente è inutile, lui sarebbe ripresa. Vediamo, quando entra. Sì, ovviamente. Calm Mind per aumentare il suo attacco e la sua difesa, ma essendo che ha Extra Sensory come mossa di danno, che è speciale, Calm Mind non dovrebbe fare nulla di che. Volendo potrei addirittura addormentarlo, usare delle strategie per togliergli la precisione, però tanto vedete, usa ripresa, quindi semplicemente ammazziamolo di Ultra Ball e vediamo cosa accade. Stava per essere catturato al terzo tentativo, non sarebbe stato affatto male. Dai, vediamo un po', quando verrà preso questo Ho-Oh. Io la strategia ve l'ho detta, poi potete ingegnarvi voi. Questa è la strategia proprio base per essere proprio più diretti possibile. Repellente e lo cerchi. Paralizzi e tiri Ball a volontà. Nel caso in cui sprechi troppe Ball, resetti il salvataggio e riparti. Però potete anche ingegnarvi con delle vostre strategie, ovviamente. Potete usare, tra l'altro, un colpo critico. Potete usare mosse che lo addormentano, potete usare mosse che gli diminuiscono la precisione per non farlo attaccare. Potete fare quello che volete. Potete anche provare a tirargli sulla vita, poi magari lui non usa subito ripresa e quindi potete avere delle opportunità anche di catturarlo. Io farò così. Tra l'altro mi sta disintegrando. Non ho intenzione di sprecare ovviamente strumenti di cura. Nel caso in cui non dovesse essere catturato, resetterò il salvataggio. Prima che appunto mi uccida tutti i Pokémon. Cioè, una volta uccisi tutti i Pokémon e non viene catturato,
resetta il salvataggio e si riprova, non è un problema. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, se state gradendo questo piccolo extra per andare a prendere Coco, di commentare facendomi sapere come è stata la prima volta che voi avete provato a catturare un Ho-Ho, immagino appunto su Pokémon Oro o Cristallo. Se non sbaglio sì, c'è un Cristallo. Oppure addirittura in Pokémon Oro Heart Gold, se c'è qualcuno di giovane tra di voi. Appunto, descrivetemi la vostra esperienza, perché questi erano ancora i leggendari che era molto difficile catturare. I leggendari di adesso sono una barzelletta, io ho provato a vedere quelli... Cioè, ho giocato a Sole e Luna e a X e Y... E davvero, cioè, a momenti li tiri la Velox Ball e di primo turno e li catturi, cioè, non scherzo. Sono davvero una barzelletta. E mentre questi leggendari avevano un tasso di cattura molto, molto alto, in più la loro battaglia era difficile da fare perché avevano ripresa. Anche Mewtwo, se ricordate, aveva ripresa. E infatti era molto difficile da catturare. E niente, adesso invece letteralmente arrivi lì, tiri la Velox Ball e lo prendi. Quindi anche questa cosa si è un po' persa. L'esultanza di catturare un leggendario, cosa che non fai più perché quando una cosa è troppo facile e la fai, non ti viene da esultare perché dici letteralmente vabbè, una cosa che fai in 2 secondi. Mentre guardate adesso quanto ci stiamo mettendo. Per catturare questo Ho-Ho. Siamo vicini al reset, eh? Siamo vicini al reset. Cambiamo Pokémon, mandiamo Lapras. Proviamo ad indebolirlo, così, giusto per... Tanto siamo vicini al reset, quindi... Usiamo Surf. Ah, è vero che si è aumentato la difesa. Però, un po' lo indebolirò, è vero. Ovviamente lo vedete lui usare Cover. Ice Beam quanto gli fa? Gli fa di più. Ah, perché ha fatto colpo critico, ok. Altrimenti gli farebbe molto meno. Un altro Surf. Almeno a vita gialla, vorrei portarlo, ok. E proviamo a catturarlo così. Come vedete potete anche fare questo, cioè potete combatterlo finché magari arriva vita gialla, vita rossa, per provare a catturarlo. Lui dopo userà ripresa, ovviamente, come ha fatto adesso, e vanificherà tutto il vostro lavoro, quello appunto di provare semplicemente a tirargli Pokéball e via. Tosta, eh? Mi ha fatto sprecare quasi 30 Ultra Ball. Guardalo che infame. Dai, forza. Niente. Prima o poi entrerai. È solo questione di tempo. Spero. Spero almeno. Poi qui entrano in gioco le varie strategie, no? Di chi provava a dire quando si giocava sul Game Boy. Se premi A durante la cattura è più probabile che si catturi, se spammi A, se premi LR in continuazione che erano i grilletti dietro. Erano tante di quelle credenze che... cioè alla fine era divertente come cosa, perché giustamente non c'era internet, comunque era molto poco sviluppato, specialmente se parliamo appunto di contesti un po' campagnoli dove ero io, e quindi un po' la gente diceva un po' quello che voleva, no? Cioè c'era chi ti veniva a dire no ma... ho sentito di uno che ha fatto questa cosa e quindi prova anche tu, e tu ci provavi perché ovviamente non hai motivo di dubitare, era ancora ingenuo, era ancora un bambino. Si sta parlando di elementari, quindi scuole elementari. Niente, qua mi sa che urge un reset. Urge un reset perché abbiamo usato tipo 40 Ultra Ball e non è entrato. Quindi resettiamo il salvataggio. Resettiamolo, basta. Per resettarlo ora chiuderò il gioco e lo riaprirò. Ci vediamo tra un attimo. Rieccoci qui e riprendiamo a cercare questo Ho-Ho. Quello di prima praticamente ci ha fatto usare 40 Ultra Ball e non è entrato. Vediamo questo. Cosa accadrà invece con questo. Mentre lo cerchiamo con tranquillità. Tanto prima o poi dovrà uscire. Eccolo. Oh, mandiamo il nostro Lapras. Poi direi di far così. Surf. Vedete che senza
tutti quei calmamente, il danno lo prende, eh? Ok. Ora proviamo a catturarlo, non posso mandare Pikachu. Proviamo direttamente con una Ultra Ball, perché me lo ucciderebbe, cioè lo ucciderei con un Nuzzle. Con una mossa Nuzzle. Devo aspettare che lui faccia una ripresa, ecco fatto. Ok, ed ora posso mandare, anzi, continuiamo con Lapras. Un secondo, sto cambiando un po' strategia. Cioè, due riprese le usate. Un altro Surf. Perfetto. E un Body Slam non dovrebbe ucciderlo in teoria. Però potrebbe paralizzarlo, anche perché si è appena boostato. Ah no, l'ho ucciso con un colpo critico. Vabbè, tanto se ne possono trovare altri. Il problema è che è salito di livello al 50. Quindi non posso usare più il repellente. Quindi niente, ragazzi. Resetto e ci vediamo di nuovo qui. Rieccoci. Riprendiamo la nostra caccia all'uccello leggendario, letteralmente. Tanto prima o poi esce di nuovo. La tattica del repellente non sbaglia mai. Non farmi sprecare un repellente. Su, su, esci. Oh, oh. Dove sei? Niente, il repellente è finito. Ne dobbiamo mettere un altro. Forza. Sembra molto timido questo oh oh. Non esce proprio. A quanto pare no. Niente, morto un altro repellente. Ma scusatemi, è giusto, no? Cioè, ho davanti Lapras. Sì, Lapras al 49. Dai, forza, oh oh, forza. Uscirai prima o poi. Prima o poi. Vero? No, niente, è impossibile trovare un altro oh oh. Abbiamo usato tutti i super repellenti. Cioè, quasi quasi resetterei anche solo per quello. È assurdo. Questa non è il reset buono. Questo non è il reset buono. Cambiamo erba, va. No, nada, non si trova niente. Boh. Un altro repellente è partito. Dai, forza. Niente, è timido. È timido questo oh oh. Niente, non gliene frega proprio niente, non esce. Aspettiamo. Dai, su. Forza. Niente, un altro repellente partito. A questo punto mi metto la bicicletta. Perlomeno faccio un po' più veloce. E anche la musichetta è un po' bellina, dai. Non sembra uscire proprio del tutto. Guardate, a questo punto è esatto di nuovo. Perché è strano. Questo è proprio un try sfigatissimo. Ok, ci vediamo tra poco. Rieccoci qui. Siamo ancora sotto effetto del repellente. Del primo repellente. Sembra un po' strano però, eh. Non è che magari sia buggato in qualche modo? Dobbiamo uscire e rientrare dal percorso? Perché sembra un po' strano. Non dovrebbe accadere questa cosa.
Proviamo ad uscire e rientrare dal percorso un attimo, ecco. Secondo, eh. Non so cosa dovrebbe cambiare, ma sembra davvero strano che non esca niente. Dopo le prime 2 volte in cui è uscito praticamente quasi subito. Niente, è partito il repellente. Mettiamone un altro, mettiamoci la bici. Non ne vuole sapere di uscire di nuovo. Stranissima questa cosa. Oh, finalmente. Eccolo. Vai Lapras. E usa Ice Beam. Vediamo quanto gli fa. Ok, parte subito con una. Oh, congelato. Questo è buono. Surf. Niente. Oh, si è già tolto il congelamento. Ok, tecnicamente. Mandiamo Pikachu, dai. Non voglio rischiare. Non voglio rischiare un altro surf, un altro brutto colpo. Extrasensory, ok. E non usiamo Nuzzle. Ah, è morto? Vabbè. Che palle. Niente, resetto di nuovo. Ci vediamo qui tra poco. Rieccoci qui. Allora, vediamo di trovarlo di nuovo. E mi sa che a questo punto smetterò anche di commentare. Potrei direttamente tagliare il video quando effettivamente lo catturiamo questo Coco. Perché la strategia l'avete capita. Si tratta solo di farlo ora, quindi non c'è molto altro da commentare. Rieccolo. Paralizzato e vita rossa. Questa è la cosa migliore che potessi fare. Vediamo se così entra. Niente da fare. Preso!
Olè! Beh dai, dopo 23 minuti di tentativi, mica male. Abbiamo anche fatto salire di livello il nostro Rapras, che non imparerà Raindance. Anche il nostro Charizard, che non imparerà Inferno. No, aspettate, Inferno non è... Sì, è quella. Ah no, aspetta, questo però non è male, però ha 50, 50% di precisione, quindi sì, è malissimo, non imparerà mai. Ok. E abbiamo preso anche Oh-Oh, finalmente. No, non gli diamo un soprannome. Ok, sfruttiamo il nostro repellente mentre ce l'abbiamo di nuovo per andare al centro Pokémon a vedere il nostro Ho-Oh. Sono curioso di vedere giusto la sua natura e basta. Curiamoci anche Pokémon. Ecco qua. Organize. Abbiamo lo Psyduck che possiamo giustamente muovere, numero 54, e metterlo dove deve stare, qui. E il nostro Ho-Oh ha Sacred Ash, tra l'altro, come strumento, che è estremamente utile, uno strumento che prendo subito. E vediamo un po' com'è. Ovviamente fuoco volante, ho ottenuto il percorso 1, che bello leggere quella cosa. Ok, Regenerator. When withdraw from a battle, niente male tra l'altro, recupera un po' gli HP ogni volta che lo sostituite da una battaglia. E le mosse sono queste, l'unica sua mossa di danno era appunto Extra Sensory. E poi anche Calm Mind, che aumentava la potenza di Extra Sensory di parecchio. Ok, giusto, volevo vedere la sua natura, non l'ho vista. Ah, natura neutra! Ok, interessante, natura neutra è interessante. Come vedete ha molto attacco. Un buon attacco speciale, moltissima difesa speciale, però ha 30 EV in attacco questo, non lo sottovaluterei. 30 EV in attacco non è per niente male. Numero di Pokédex 250. Andiamo a metterlo al posto dove deve stare. Mi sa che non ho ancora nominato i box fino al 250, esatto. Siamo al 240 qui, quindi 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Questo dovrebbe essere il 250. E Ho-Oh prende posto qui. Il mio Living Dex continua piano piano. Abbiamo tra l'altro Mew e Mewtwo. Ma non abbiamo ancora Dragonite, Dragonair, l'evoluzione di Eevee. Ce ne mancano un po' Gyarados. Ci manca un po' di roba. Piano piano faremo tutto. Bene, detto ciò, usciamo dal box. E per questo video è tutto. Grazie per aver seguito questo video, il repellente è finito, non vogliamo usarne un altro. E nel prossimo video proveremo ad andare a catturare uno dei tre uccelli leggendari. Chi sarà? Articuno, Zapdos o Moltres? Scrivetelo nei commenti, vediamo se qualcuno indovina, perché ovviamente la parte uscirà domani, la prossima parte. Vi invito quindi a lasciare un bel mi piace se avete gradito il video, a commentare e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!